maggio 2024, Sala del Carroccio al Campidoglio, ovviamente a Roma, in compagnia di Luigi Stanziani, che presenta Roma tra le carte. Luigi, perché dovremmo acquistare questo libro? Allora, Roma tra le carte, che vuol dire? Vuol dire che intanto io sono andato a cercare nei documenti d'archivio notizie su Roma, quindi notizie vere, certe, documentate, come si dice. E poi ci ho fatto un libro. Perché un libro? Perché gli archivi sono sempre, noi siamo cresciuti con le carte, la mia generazione e anche quelle appena dopo, successive, prima del digitale, ma forse anche meglio, perché le carte ancora si ritrovano, poi invece i documenti digitali stanno in cloud, tra le nuvole, chissà che fine faranno. Allora però, siccome gli archivi sono sempre una cosa per archivisti, per addetti ai lavori, ho cercato invece con questo libro divulgativo, ripeto divulgativo, non è un testo accademico, scientifico, è un libretto che racconta storie, ma storie tratte da documenti, quindi storie certe, almeno fino a prova contraria ovviamente, anche i documenti si potevano all'epoca falsificare. Quindi ho messo un po' di tutto, vari argomenti, alcuni divertenti, alcuni un po' noiosi, la statistica demografica, la pandemia, perché ne siamo appena usciti, però poi ci sono alcune curiosità su Nino Bixio, su D'Annunzio, cose che non si trovano più, perché o stanno nei documenti o stanno, e poi i documenti sono anche i monumenti stessi, le lapidi, quindi non solo le carte ma le fotografie, e documenti sonori che io non ho potuto visionare perché non era il mio campo, e niente, spero che faccia venire voglia di capire l'importanza delle carte, e quindi non buttare quando qualcuno se ne va, qualcuno sparisce, arrivano gli eredi e la prima cosa che fanno, buttano tutte le carte. Carte che sembrano inutili, addirittura bollette, contravvenzioni, lettere, ma che chissà fra 50 anni, fra 100 anni, magari potessi trovarla io una bolletta di Garibaldi, che pure lui pagava l'affitto o non lo pagava, non lo sappiamo. Quindi se volete questo libro, Edizioni Efesto, si trova anche su Amazon. Arrivederci.